Torniamo a parlare di adorazione. L'adorazione cosa significa adorare? So che alcuni di voi siete adoratori, ma non tutti. So che anche tramite questo stream i fanti li stanno vedendo, ascoltando. Allora, cosa significa adorare? Non è facile, non è semplice dare una definizione, perché non c'è una ipotesi oriente. È qualcosa insita in noi, per la nostra natura. E io la nostra risposta innata con naturale all'uomo davanti a Dio, per il fatto che lui è Dio. Egli è Dio, io sono la sua creatura. Ma anche, non soltanto, lui è Dio, il mio creatore, ma è il mio salvatore, e questa è la buona novella. Quindi, adorare è la nostra risposta di attitudine, di fede, di amore, innanzi a lui, al suo amore eterno. Lui ci ama di amore eterno. Dio ci ha creato liberi, e per il suo amore ci ha creato liberi. Non siamo dei robot. E noi raggiungiamo la nostra beatitudine, dando gloria a Dio, lodando, adorando. Perciò l'adorazione è un atto libero di chi cerca la vera felicità di Dio. Questa è la verità. La verità profonda è che la nostra felicità è quando noi possiamo dire, come diceva Sant'Agostino. Ma questo riposare in Dio è anche un atto di adorazione, perché la riconoscenza della sua presenza in noi, quando vicino a noi. Allora, noi quando adoriamo siamo vicini a tutto il cielo, a tutto il cielo. Oggi è la festa dei Santi Arcangeli. E pensavo, i Santi Arcangeli sono coloro che stanno in presenza di Dio giorno e notte. E questa è una chiave della trazione perpetua. Noi come singoli non siamo davanti a Dio giorno e notte, ma come comunità possiamo essere davanti a Dio giorno e notte. Questa è la bellezza della trazione perpetua, essere con Dio giorno e notte. Tutta la comunità adorante, tutta la fraternità in adorazione perpetua. Seguendo il nostro modello, e chi è questo modello? Gesù Cristo. Gesù Cristo è il modello dell'adorazione perpetua, perché lui, dalla sua umanità, adorava, pregava il Padre, sempre, in continuazione, senza sosta. E lui ci chiama a seguire, la sequela di Cristo è anche questo, diventare un adoratore, parte di una comunità che adora il Signore senza sosta. Che bellezza, quando possiamo fare questo, quando possiamo contribuire a questo. E la buona novella è che si può fare, si può avere la adorazione perpetua, con un poco di ciascuno, minimo, o nulla quasi. Ma si richiede una cosa, la disponibilità, l'accoglienza. E tutto sempre gira intorno all'accoglienza. Non dice a caso il prologo di Giovanni, o San Giovanni, il suo prologo del suo Vangelo, che quelli che hanno accolto il Verbo, il figlio di gente di Dio, Dio dà la loro potere di diventare figli suoi. Siamo figli di Dio perché accogliamo, abbiamo accolto a Dio come Padre. Allora, questa accoglienza, il Signore ci chiama sempre a questa accoglienza, a non avere paura, avvicinarci. Un Dio che si fa così vicino. Pensiamo a quello che diceva Mosè,
al popolo ebreo: dove troverete un popolo che abbia un Dio così vicino come noi? Non esiste, e non esisteva. In quell'epoca non esisteva nessun popolo. Il vero Dio si manifestava a Israele, il Dio di Abramo, di Isacco, di Giacobbe. Ma questo Dio si è fatto ancora più vicino a noi, tanto di rimanere con noi sempre, tanto di darci questa grazia enorme, questo dono. Allora, il dono della sua presenza, e questa presenza è la presenza eucaristica, e questo dono viene accolto. Perché? Perché stiamo riconoscendo che Lui è Dio e che Dio ha il diritto di essere adorato, riconosciuto, reverenziato, glorificato, lodato, ringraziato. E noi abbiamo il dolce dovere di amarlo, di adorarlo, di lodarlo, di benedirlo, di ringraziarlo. Ricordate quel primo veramente comandamento, come insegna il Signore: Shema Israel, ascolta Israele. Il Signore è uno solo, il tuo Dio. E amerai il tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutto il tuo, la tua anima, con tutto il tuo essere. Questo è il comandamento. Dio ci comanda a amarlo. Ma com'è possibile? È un comandamento? Si comanda a amare? Sì, perché ci dà la grazia per poter amarlo. E anche, io ho visto, no? Anche la mia esperienza personale, che anche amare, e amare Dio, amare l'altro, si impara adorando. Ogni momento di adorazione è un momento dove si apre il cuore alla grazia, e questa grazia è la grazia dell'amore di Dio, presente. Ogni volta che adoriamo, ci uniamo al cielo. In questo senso l'adorazione perpetua è privilegiata. Perché? Perché in cielo si adora Dio giorno e notte, dice la Scrittura. Non è che esista il giorno e la notte, semplicemente che si adora senza interruzione, sempre. E l'adorazione perpetua allora è portare il cielo sulla terra. È una replica del cielo, dove Dio elargisce le sue grazie, le sue benedizioni a tutti. Noi adoriamo Dio in Gesù Cristo. E Gesù Cristo, e con Gesù Cristo, dalla umanità di Gesù Cristo, anche adoriamo a Dio, al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Questa adorazione è un'adorazione sempre, sempre sarà trinitaria, perché Dio è inescindibile, indivisibile. E noi adoriamo il Santissimo Sacramento, perché è il segno sacramentale della presenza di Dio. È un segno che ci dice: qui c'è Dio, qui, non altrove, di un modo unico. Sì, si può dire, ma certo, c'è una presenza di Dio per immensità, che va oltre il creato, oltre il creato. Ma anche c'è una presenza di Dio per inabitazione, perché se siamo in stato di grazia, c'è Dio in noi. Ma la presenza eucaristica è unica, è unica. E Lui l'ha scelto. E si dice una presenza anche sostanziale. Soltanto in cielo, come nell'Eucaristia, soltanto. Qual è la differenza? Che la sua gloria è nascosta, celata, dietro quei veli eucaristici. Ma c'è Dio con tutta la sua potenza, la potenza del suo amore, della sua divinità. E adorando il Santissimo Sacramento riconosciamo la gloria di Dio, anche se non la vediamo, perché questa gloria, come dico, è nascosta in quel pane eucaristico, ma c'è Dio. E come lo sappiamo? Per le parole sue, per le parole sue. L'ultima cena, la prima messa anticipatoria, che non è stata memoriale, la prima messa che anticipava la messa cruenta del Calvario, quando Lui si è consegnato
ai suoi e offerto già in anticipo al Padre il suo sacrificio redentore. E ha detto, prendendo quel pane, questo è il mio corpo. Alzando quel calice, questo è il calice del mio sangue. In quel momento tutto Gesù Cristo, nella tutta sua umanità e divinità, era lì. E aggiunto, ha consacrato il pane, ha consacrato il vino, non soltanto per quella volta unica, ma per sempre. Perché? Perché ha detto, fate questo in memoria di me. Ha consacrato quegli uomini che erano lì, che sono i primi sacerdoti. Questa è la consacrazione sacerdotale. Fate questo in memoria di me. E da 2000 anni noi stiamo facendo lo stesso, perché è Lui che perpetua il suo sacrificio, la sua presenza. Questa è l'Eucaristia. Il sacramento sacrificio, sacramento presenza e sacramento comunione, che ci santifica. È il modo di unirci a Lui, e questa unione che si avvera in ogni celebrazione, questa unione si prolonga, si può prolungare in ogni momento di adorazione. E quando noi possiamo intensificare l'incontro con Lui, un incontro unico, un incontro trasformante, noi non ci rendiamo conto, nemmeno di niente, ma c'è lì un'azione divina su di noi. Lui irradia, e allora questa irradiazione tocca il più profondo del nostro essere. Anche a volte non siamo, come dico, non solo, soltanto cosciente, sembrerebbe che ci viene anche la noia, perché non dirlo? Non sempre sono momenti di gioia, che bello, come ho sentito questa presenza, a volte no. E il Signore non ha detto, mai ha detto, voi se mi adorate, quando pregate, sentirete non so cosa. No, mai. Ha detto solo una cosa, ha comandato di essere perseveranti. Questa è l'unica cosa importante. La perseveranza nella fede, la perseveranza che io credo che Lui è presente lì, anche con la mia poca fede e anche con il mio poco amore. Io mi accosto, io mi avvicino all'Eucaristia per celebrarla e anche per adorarla, per contemplarla, per fede. Per stabilire quel dialogo di amore nel silenzio. Il silenzio è molto importante. Il silenzio nell'adorazione è importantissimo. Questo non toglie che ci siano adorazioni guidate, benissimo, aiuta. Ma l'adorazione perpetua, ad esempio, deve essere in silenzio, tutto silenzio. Perché si cresce nel silenzio, non dobbiamo avere paura del silenzio. Dio parla nel silenzio del nostro cuore. È un dialogo, tante volte fate di silenzio di idee, anche non ci sono idee, silenzio di parole taciute, perché sono davanti a questa presenza ineffabile, dove già non ci sono parole. Dicono, non so se è vero quello o no, che Santa Caterina da Siena, una volta le aveva domandato al Signore qual è il momento che più le aveva piaciuto della sua preghiera, dice quella volta che sei rimasta senza parole. Quando siamo rimasti, quando siamo senza parole davanti a Lui, perché tutto, tante volte a me capita che io non voglio dire qualcosa e non viene niente, perché tutto è insufficiente, tutto. Comunque San Pier Julian Aymar, il grande santo dell'adorazione perpetua, consigliava tra i suoi consigli spirituali, cominciate l'adorazione non da voi, ma da Lui, con un atto d'amore e anche un atto di fede. Signore, io ti amo, sono venuto qui perché ti amo, perché credo nella tua presenza. Io so che il mio amore è piccolissimo, è nulla, ma anche vengo a chiederti più amore. Saper amare, bruciare con la fiamma del tuo amore, ma io ti amo. Cominciare così e finire anche così, con un atto d'amore. E vedrete, diceva lui, come quella adorazione avrà dei frutti. Quando ci inginocchiamo per adorare Dio, siamo elevati da Lui, innalzati da Lui.
E quando scopriamo la nostra dignità, la vera dignità umana, mi abbasso davanti a Dio. Mi abbasso davanti a colui che si è abbassato, che è disceso dal cielo, fino a morire come uno schiavo, per amore di me, di tutti noi, di questo Dio che ha fatto il salto infinito verso la nostra umanità. Questo Dio che si è abbassato a lavarci i piedi sporchi per il cammino della vita. E io, in riconoscenza anche, mi abbasso, mi prostro davanti a Lui. L'adorazione è anche, e questa è un'esperienza che tutti gli adoratori fanno, ci spinge a una conversione quotidiana. Questa presenza sua ci interpella e capiamo che per adorare il Santissimo occorre diventare santi, una parola che ma tutti dobbiamo essere santi, siamo chiamati alla santità. Il Concilio Vaticano II dice tutti, laici, tutti chiamati alla santità. Cos'è la santità? L'unione con Cristo, la perfezione nell'amore, camminare sempre più in là nell'amore. E anche, ripeto di nuovo, tutto questo nel silenzio adorante, dove io ritrovo la profondità del mio io, dove questo silenzio interiore aiuta, provoca il mio silenzio interiore, che non è facile, perché siamo pieni di rumori. E allora, per questo anche l'adorazione, soprattutto l'adorazione perpetua, è una scuola permanente di silenzio. Ogni volta si approfondisce di più in quel silenzio, si abitua di più al silenzio. Al comincio forse è scomodo. È come l'horror vacui, no? Dobbiamo mettere cose, dire. No, taci, lascia che lui parli. Come diceva Samuele, no? Parla, Signore, il tuo servo ascolta. Noi diciamo il contrario. Taci, Signore, che il tuo servo deve parlare. No, dobbiamo tacere noi. Allora, questo è importante anche come scuola, permanente di crescita spirituale. Si cresce. Scuola permanente di preghiera. E scuola permanente di amore. Si impara a amare. A volte mi domandano come fare, come svolgere un'adorazione. L'adorazione è tutta particolare. Una volta io sono, non so, lanciato a fare questo o non fare, non so. Ma ci sono certe cose che, non dico che in una sola adorazione, ma che non dovrebbe mancare lungo il tempo. Innanzitutto è anche conveniente iniziare con l'invocazione allo Spirito Santo. Siamo adoratori, dobbiamo essere adoratori, quelli adoratori che cerca il Padre in Spirito e verità. La verità è la presenza sua. E questo Spirito e verità che ci confessa in noi che Lui è presente lì. Ma, e poi, come dicevo, questo atto di fede, questo atto di amore. E logicamente non dovrebbe mancare il ringraziamento. Non sappiamo ringraziare Dio. Non lo sappiamo. No. Fare questo esercizio. Ricordare. La parola ricordare è un'etimologia. È passare non per la mente, ma per il cuore. Cordis. Ricordis. Passare di nuovo tutti gli avvenimenti della nostra vita per il nostro cuore, per
ringraziare il Signore per tanti benefici, tanti, tantissimi. Questo è un esercizio che io invito a farlo, essere davanti al Santissimo e dire: oggi, Signore, voglio ringraziarti. Voglio ringraziarti per ogni cosa, per la vita, per i miei genitori, per i miei amici, ricordare la mia infanzia, ricordare tutti gli avvenimenti, tutte le volte che siete stati sempre, sei presente, ma che io adesso mi rendo conto nella mia vita. Sempre, tu eri sempre lì, ero io e non ero lì, anche come diceva Sant'Agostino, io era quello che stavo distante. Allora anche un'altra dimensione importante è la riparazione. Siamo a 100 anni di Fatima, 101 anni dell'apparizione dell'angelo ai fanciulli, a questi pastorelli a Fatima, che lui ha insegnato davanti al Santissimo a riparare per tutti i sacrilegi, le offese, le indifferenze. Quante indifferenze sono all'interno della Chiesa? A volte noi pensiamo sacrilegi fuori, e all'interno quante comunioni sacrileghe, quante celebrazioni sacrileghe ci sono, quante offese alla santità di Dio, all'Eucaristia. Quante indifferenze all'Eucaristia, quante! Io ricorro al mondo e vedo tanta indifferenza, tanta. E questo è un dolore grandissimo. Allora dobbiamo riparare per le nostre proprie, tante volte anch'io, non devo guardare anche agli altri, me stesso, distratto, che ne so. Devo riparare, la riparazione è importantissima, e soprattutto riparare per tanti peccati in questo tempo, tantissimi. Noi abbiamo il potere, soprattutto nell'adorazione perpetua, il potere di riparare senza sosta. Il male non si ferma, il male non dorme. Ricordate la parabola della cisania, durante la notte il male non dorme. Noi abbiamo l'opportunità, se abbiamo l'adorazione perpetua, di riparare giorno e notte. È il parafulmine. E anche ovviamente intercedere, questo è inutile che lo dica, tutti sempre andiamo lì a intercedere per tante persone, io sono sempre lunghissime liste, ma tutte queste cose e anche lodare Dio, benedire Dio. I salmi di benedizione, di lode, ci sono tanti, i canti dei tre fanciulli di Daniele, del libro di Daniele, tanti. Allora, voi, parlando adesso di questa parrocchia, avete accolto il dono. Avete accolto, vedi qua, vedo, avete 4 giorni, dal lunedì al giovedì, non tutti coperti però, ma abbastanza coperti. Allora dovete portare quest'opera che è iniziata a compimento. Io vi consiglio, la prima cosa, coprite le ore che mancano. Tramite come? Passaparola, e anche il Padre sicuramente nelle sue omelie parlerà di questo, inviterà, invitate gli altri. Non escludere nessuno, perché attenzione che ci sono molte sorprese, ci sono tantissime. Non ci sono tutti quelli che dovrebbero esserci, i tanti altri che noi pensiamo impossibile, poi accettano. Io l'ho visto tantissime volte. Cosa voglio dire questo? Che a volte si esclude, ma questa persona non viene mai a chiesa, non è praticante. Invitatela. Invitatela all'adorazione, non a messa, all'adorazione. Tantissime persone cominciano un cammino di conversione per l'adorazione. Non vengono a messa, cominciano ad adorare. Dice: ma mi sento bene qua. Ma questa pace io non la conoscevo. Questo dicono tutti, questa pace era conosciuta. Invitateli. E poi anche voi potete fare un'altra ora. Cos'è un'ora a settimana? Sapete cos'è? 0,6% del tempo disponibile, nulla. Per questo dicevo che con nulla si può fare il tutto. Sì, ciascuno da quel nulla facciamo il tutto, copriamo tutte le 168 ore che ha la settimana.
E allora abbiamo l'adorazione perpetua. Io sono convinto che qui ci sarà. Ma voi dovete fare il vostro lavoro, cioè, e dire sì, io posso fare un'altra ora, ma io anche sarò un propagatore di questo progetto d'amore che viene dal cuore di Gesù. Perché Lui lo vuole. Noi siamo in questo vincitori sicuri, eh? Perché Lui vuole l'adorazione perpetua, non come mi dicono, una volta mi ha detto un vicario, lì a, dove ero con Seli, cioè, vicino a Imola, ma se Dio lo vuole, io ho saltato su di Lui, ma come se Dio lo vuole? Dio lo vuole, Dio lo vuole, sembrava che era impossibile, c'è l'adorazione perpetua lì, c'è un paesino di 6.000 abitanti, nella Emilia Romagna, rossa, dove hanno ammazzato anche i sacerdoti lì. Ah, e chi l'ha fatto possibile? Il Signore. Lui vuole l'adorazione perpetua, è un dono per questo tempo, lo vedo dappertutto. Se io mi considero una cosa è soltanto una, un testimone privilegiato, perché vedo da vicino. Quante volte era impossibile, impossibile umanamente parlando. Ad esempio, oggi parlavo con Don Davide, sono stato chiamato a Timișoara in Romania. Lì i cattolici sono una minoranza, piccola piccola, in una parrocchia, è una parrocchia greco-cattolica. Allora sono arrivato lì, non arrivò un centinaio di persone, beh, come facciamo per coprire 168 ore? Si sono segnati, io credo che il 95% o 99% tutti, ma non si coprivano tutte le ore. Allora come si fa? Come si fa? Ma io ho pensato, il Signore mi ha inviato qua, Lui lo farà. Allora siamo andati dai latini. Loro chiamano latini ai romano-cattolici, come noi. Perché? Perché sono due etnie, una ungherese e l'altra tedesca, ma piccolini. E allora sono andato lì e si sono segnati, ma erano ancora di meno, erano pochissimi. E non arrivavamo, è impossibile, sembrava impossibile. Allora il parroco greco-cattolico, sapete che sono cattolici di rito bizantino, erano ortodossi che riconoscono, che hanno riconosciuto nel secolo XIX a il Papa, come il primato del Papa, il Papa. Bene, allora mi dice, perché non andiamo dal metropolita ortodosso? Andiamo, non abbiamo niente da perdere. Siamo andati, ci ha ricevuto il metropolita ortodosso, Nicolae si chiamava, è morto 3 anni fa. Uomo santo e saggio, e anche di un gran humor, no? E allora ci ha ricevuto, parlato, e ha detto sì, vi permetto, potete andare alle chiese ortodosse a predicare l'adorazione perpetua. Ci ha benedetto e ha benedetto l'adorazione perpetua per tutta la Romania. Con quella benedizione siamo andati la domenica alla chiesa ortodossa. Ci aspettavano i sacerdoti ortodossi, è stata un'esperienza bellissima e mi hanno dato l'omelia dicendo non preoccuparti perché, per l'orario, perché lì la messa sono 2 ore. Allora tranquillo, invece qua quando tu passi 10 minuti stanno guardando tutti così l'orologio, ma peggio di questo sai cos'è? Quando fanno così, come che non passa il tempo. Allora cominciata la predica, eccetera, abbiamo dovuto essere immaginativi, creativi, perché loro non hanno panche, sono tutti in piedi, allora abbiamo fatto un tavoletto per poter segnarsi lì, perché l'invito era lì, a segnarsi. Guardate, finita la messa, poi è stato bellissimo, abbiamo avuto un agape, sembrava che non c'era stato nessuno scisma. Parlavamo tra di noi quello che parlano i sacerdoti sempre. Eravamo come... Era la fratellanza, era una sola chiesa in quel momento, io lo ricordo bellissimo. Lo dico un po' così, ma è vero, no? Dice, di cosa parlano i sacerdoti? Dei vescovi. Sì, parlavamo dei vescovi. È sempre così. Bene, ma alla fine 65 persone si erano segnate.
hanno coperto esattamente le ore che mancavano. E questo è successo nel 2006. Sono 11 anni che stanno adorando greco-cattolici, romano-cattolici e ortodossi. Questa è la vera e unico ecumenismo. Il vero ecumenismo passa per l'Eucaristia e per Maria. Loro hanno una grande devozione mariana. Senza Eucaristia è impossibile. Lo dico, lo confermo, con tutta la solennità che posso essere capace di dirlo. E si è visto che lo ha voluto Lui. Perché fino a che non siamo andati dagli ortodossi era impossibile avere l'adorazione perpetua. Invece sono 11 anni già. Vedete? Queste sono le impossibili di Dio. Per Dio non c'è niente di impossibile. E meno ancora quando è la sua volontà. È la sua volontà essere adorato. Lui vuole piantare la sua dimora in mezzo al suo popolo. Essere adorato. Perché? Per abbracciarci. Per darci un abbraccio a tutti. Perché il beneficio per chi è? Per Dio? Dio ha bisogno di qualcosa? Nulla. Le facciamo un favore a Dio per andare a trovarlo, a adorarlo? No. Per il nostro proprio beneficio. Primo beneficio, chi adora. Perché cresce nell'amore, cresce spiritualmente, approfondisce il suo rapporto con Dio. Dio diventa un amico. È l'incontro con Dio, questa è l'essenza del cristianesimo. Questa è. Incontrarsi con Gesù. Poi un beneficio per tutte le altre persone per chi Lui sta intercedendo, ma non solo per coloro che intercede, ma anche per tutti, tutta la sua, diciamo, vicinanza, tutte le persone che sono accanto, sia nella famiglia, nel lavoro. Perché? Per un motivo. Perché lì il Signore ci dà la pace, ci dà la gioia, ci dà tante grazie, ma non soltanto per noi, quelle cose non finiscono, quei beni spirituali in noi, perché diventiamo portatori di pace, portatori di gioia. Allora anche il nostro ambiente si trasforma, per mezzo di noi, per quello che abbiamo ricevuto da Dio e diamo agli altri. E poi ci sono altri che hanno un grandissimo beneficio. Tutti quelli che noi non conosciamo, ma che per il fatto che tu sei lì permetti che quella porta sia aperta, e qualcuno che tu non conosci entrerà da quella porta e si troverà per prima volta con Dio. Per rinforzare questo dovrei dire, e credo che una volta l'ho detto anche qua, che conosco 10 casi di mancati suicidi. Cosa intendo per mancati suicidi? Persone che stavano appunto a suicidarsi e sono finite in una cappella d'orazione perpetua perché la porta era aperta. Carpegna, in Sicilia, e Mostoles vicino a Madrid, Quebec in Canada, eccetera, eccetera. Almendralejo, anche in Spagna. Tutti i casi che poi queste persone hanno dato, Prato anche, la loro testimonianza. Ci hanno detto, poi, e perché? Quanti? E quante persone si salveranno per la tua fede, non per la fede dell'altro, per la tua fede, perché e quella è una fede provata. Io sono lì perché credo che Lui è lì, e la mia fede salverà un altro. Abbiamo l'esempio biblico di quello che dico. Ricordate quel paralitico con i 4 amici che hanno scoperto il soffitto, lo hanno introdotto perché era pieno di gente davanti a Gesù Cristo.
E lui cosa ha detto? Ha detto: i tuoi peccati sono stati perdonati. E dice la scrittura: quando ho visto la loro fede, non la fede del paralitico, la fede degli amici, la prima cosa che ha fatto il Signore, lo ha salvato. I tuoi peccati sono stati perdonati, lo ha salvato. E poi ha fatto una cosa minore, lo ha guarito. Ma la cosa più importante, lo ha salvato. Poi sì, prendi il tuo lettuccio, vai. Quando ho visto la loro fede, quando vede la tua fede in avvicinarti a Lui, nella sua presenza, nel Santissimo Sacramento, salverà un altro, forse che tu non conosci, o che tu conosci, un parente, un amico. Noi parliamo di carità, di misericordia, ma l'opera più grande di tutte di carità è contribuire alla salvezza di un'anima, molto più che vestire un nudo, che è importante, che si deve fare, però, certo, quello sì, fermo restando, ma l'altro è molto più importante, la salvezza di un'anima, perché stiamo parlando della vita eterna, non di questa vita. Allora, possiamo noi dare questa risposta di fede, di amore verso colui che ha voluto rimanere con noi in questo modo, in questa presenza, fino alla fine del mondo, tutti i giorni, colui che ci ama di amore eterno. Questa è la risposta, una risposta costante, permanente, di fede, di amore. Non c'è niente di più grande. Perché non c'è niente di più grande che l'Eucaristia, che la presenza viva del Signore. E l'Eucaristia è per prima cosa ovviamente la celebrazione, ma dopo immediatamente l'adorazione e l'adorazione perpetua. Allora, vogliamo fare questo? Io penso di sì. Penso di sì. Pensate quante guarigioni ci saranno qua dell'anima. Ci sono sicuramente adesso, ci sono. Ma ci saranno in forma continua. Io non so se volete farmi qualche domanda, ma se, ci sarà sempre tanto da dire, ma credo che volevo trasmettere un messaggio almeno nucleare, no? E credo che è questo. Il dono, come riassunto, no? È un dono infinito, un dono per il bene vostro, dei vostri cari e di tante altre persone. E se hai scelto questo luogo, voi avete cominciato ad una risposta. Questa risposta deve essere completa. Sia lodato Gesù Cristo.